È una mattinata di pioggia a accompagnare il ritorno in aula di circa 8.000 studenti delle scuole superiori della città di Pesaro, un ritorno con la pioggia proprio a marcare la differenza tra lo starsene comodi a casa davanti un monitor oppure uscire di casa, andare a scuola come è sempre stato e magari affrontando anche le intemperie invernali. Dunque, questo lunedì 25 gennaio è ricominciata la scuola con la didattica in presenza al 50%, un provvedimento atteso per 3 mesi che si spera diventi il primo passo verso un graduale ritorno alla normalità. Sotto osservazione particolare sono stati anche gli autobus, il trasporto scolastico che è chiamato a attenersi al rispetto del distanziamento sociale, 50% di capienza anche dei bus, autobus che Adriabus ha aumentato di 22 unità portando circa a 300 i veicoli del parco mezzi in questa provincia. Si torna in classe, un provvedimento applaudito dai presidi degli istituti superiori. Oggi grande emozione, per me devo essere sincero a vedere i ragazzi di nuovo in classe. Ovviamente grande emozione e anche grande preoccupazione, siamo ancora in mezzo alla pandemia, non ne siamo fuori, dobbiamo alzare la guardia, stare attenti e fare in modo che ci siano pochissimi rischi di contagio all'interno della scuola. Per quello che riguarda la vostra organizzazione è cambiato qualcosa nel preparare questo rientro? Certo, non è cambiato nulla per quanto riguarda il liceo scientifico, noi dall'inizio dell'anno abbiamo diviso le classi in 2 sottogruppi, in questo momento c'è il primo sottogruppo a scuola, in presenza, e l'altro sottogruppo che segue a distanza. La prossima settimana si alterneranno. È una scelta fatta da molte scuole, altre hanno scelto invece situazioni diverse che comunque riducono il rischio complessivo all'interno dell'istituto. Oggi ci sono ragazzi che rivarcano per la prima volta alla soglia di questo istituto dalla fine di ottobre. E quindi ho detto, siete emozionati? Dicevo stamattina. Ecco, noi abbiamo optato per la stragrande maggioranza delle classi, adesso ce ne sono ancora alcune che hanno deciso di entrare al 50%, ma non sappiamo se poi nel giro di questa settimana le cose cambieranno. Abbiamo optato comunque per far rientrare il 50% delle classi a classe intera. Ecco, questo perché abbiamo la possibilità di utilizzare anche spazi più grandi per le classi più numerose e quindi ricollocarli in ambienti più idonei, e soprattutto perché sicuramente la didattica ne ha un vantaggio, perché avere metà classe a casa e metà classe in presenza, i docenti sanno bene, e sono loro che si sono espressi in questi termini, non è la stessa cosa. Certo, dobbiamo salvaguardare il discorso della salute, quindi del rischio di trasmissione del contagio, ed è per questo motivo che abbiamo ripristinato appunto questa possibilità di utilizzare tutti gli spazi della nostra scuola, e soprattutto un richiamo di nuovo, soprattutto a quei ragazzi che appunto non sono più venuti a scuola dal mese di ottobre, un richiamo al rispetto di quelle che sono le norme, naturalmente, di distanziamento, tenuta della mascherina, di igienizzazione delle mani. Ecco, ho detto, ragazzi, mi raccomando, se vogliamo rimanere a scuola, questo è davvero fondamentale.